Ritrovati ragazzi in questo nuovo video, torniamo a scattare in studio, lo facciamo con la bellissima modella Andra. Se volete che vi porti altri contenuti con lei lasciate un like. Allora, setup con 3 flash Godox, luce principale AD400 Pro, abbiamo utilizzato come modificatore un beauty dish da 55 cm, poi come luce riempimento un Godox AD300, abbiamo utilizzato un softbox da 60 cm e anche in alcune foto un modificatore della Godox in silicone. Trovi un video dedicato sulla lista dei miei video. Per quanto riguarda invece la rim light, l'abbiamo affidata a un semplice Godox AD100 Pro senza nessun modificatore, abbiamo solo impostato la parabola a 50 mm, abbiamo messo una griglia magnetica e l'abbiamo posizionato esattamente sulla barra che regge i miei fondali con un Magic Card. Avevo pensato ragazzi di caricare qui nel canale un video dedicato all'utilizzo dello stativo e ovviamente ho visto che molti di voi sottovalutano questa tipologia di attrezzatura, specialmente quando siamo all'inizio e vogliamo risparmiare perché abbiamo anche altre priorità, e voglio spiegarti ovviamente in base alla mia esperienza che ho maturato durante proprio il mio percorso, gli sbagli che ho fatto, quali evitare, insomma condividere con te alcune cose che potrebbero ovviamente evitare brutte e spiacevoli sorprese durante proprio uno shooting, quelle situazioni un po' particolari, la giornata ventosa, la situazione del terreno non pianeggiante, come comportarti, quali stativi utilizzare. Quindi fammelo sapere qui sotto nei commenti se ti può interessare. Se arriviamo a 1000 like io faccio questo video. Voglio parlarti velocemente anche nel video di oggi, ma lo faremo in modo dettagliato, come ti dicevo poc'anzi, un video proprio specifico dove darò tutti i dettagli dei vari stativi che ho potuto utilizzare in questi anni. E non può mancare nel 2023 la tipologia decisamente molto importante, specialmente per chi vuole allestire il suo primo studio, anche per chi magari è alle prime armi, anche se sei un fotografo amatoriale. Sto parlando della tipologia C-Stand, che prende proprio il nome dalla forma che ha questo stativo. È praticamente uno stativo professionale che fino a qualche anno fa aveva dei prezzi decisamente folli, un po' proibitivi diciamo, però proprio grazie alle aziende cinesi e soprattutto grazie alla Neewer li ha messi nel mercato europeo a prezzi decisamente alla portata di tutti, ok? Abbiamo sempre prezzi un po' impegnativi perché non è che proprio siano regalati, però ragazzi 130 euro per uno stativo professionale, credetemi, sono un investimento che vi rimarrà per tutta la vita. Credetemi, abbiamo una sicurezza, una stabilità ovviamente su un altro pianeta proprio rispetto al classico stativo che sei abituato a utilizzare, ok ragazzi? Poi con la possibilità anche di modificare l'altezza e l'inclinazione delle gambe, praticamente ti agevola moltissimo il lavoro in quelle situazioni dove praticamente avresti difficoltà proprio a utilizzare il classico stativo. Ti lascio tutti i link in descrizione, se hai domande ovviamente falle qui sotto nei commenti che andrò a rispondere proprio nel video che voglio portarti molto presto nel canale.